Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in questa nostra puntata di Dialoghi di Innovazione Urbana, questa rubrica che abbiamo inaugurato all'interno della nostra iniziativa ICT Club per sentire i protagonisti delle nostre città. Obiettivo del nostro progetto è favorire il confronto fra le varie città italiane proprio per mettere a fattor comune quelli che sono i percorsi di innovazione. Oggi con me, come ospite ho Raffaele Careri. Leggo per non sbagliare come al solito, perché sbaglio sempre il job title, che è direttore trasformazione digitale e sviluppo economico urbano di Roma, oltre a essere anche il cofondatore di The Smart City Association. Buongiorno Raffaele, come stai? Buongiorno. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti. Bene, grazie. Roma negli ultimi anni è una città complessa, lo sappiamo bene, una capitale molto eterogenea nei suoi, diciamo, anche nella sua morfologia. Però c'è un segnale importante, forte, negli ultimi anni, questa accelerazione sui temi che riguardano la trasformazione digitale. Il nostro stesso City Rank, che insomma è un indicatore di riferimento, ci mancherebbe altro, però ha evidenziato come appunto nel 2020 Roma sul tema proprio della trasformazione digitale sia passata dal 15° posto al quarto, cioè ha guadagnato 11 posizioni rispetto all'anno precedente. Quindi, insomma, è un segnale importante. Una città, appunto, che sul digitale, del digitale, sta facendo appunto un asset importante. Cosa sta accadendo su questo tema, di cui tu sei responsabile di riferimento? So che il tema fondamentale è questo cappello, questo ecosistema che avete creato intorno al piano Roma Smart Cities. Ma raccontacelo, Raffaele, prego. Sì, beh, intanto diciamo, ti condivido che anche noi siamo stati contenti di questo, diciamo, risultato che in qualche modo pensiamo possa aver dato evidenza, diciamo, del percorso intrapreso, insomma, dall'amministrazione. Per la verità, io, sai, sono qua da poco più di 2 anni, ma e quindi penso di aver avuto occasione di valorizzare anche delle progettualità e dei processi che sono stati avviati anche in poco prima. Però, diciamo, sicuramente negli ultimi anni abbiamo deciso di affiancare a una tradizionale, come dire, azione di ammodernamento, diciamo, dei servizi digitali, anche un'azione molto rivolta verso l'esterno, e quindi con l'idea di mettere Roma Capitale, quindi l'organizzazione, in forme di cooperazione con gli altri, diciamo, stakeholder della città, con l'idea che quindi l'innovazione, la trasformazione digitale non sia solo, diciamo, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, dei procedimenti online, ma sia anche una interazione rispetto ai momenti di vita del cittadino nella città, e l'interazione con i vari servizi, servizi che poi spesso sicuramente sono in qualche modo indirizzati, a volte gestiti anche direttamente dalla città, ma altre volte anche attraverso le partecipate o comunque anche degli altri attori privati. E quindi l'idea è stata quella di cominciare a seminare anche un po' il linguaggio, la cultura dei nuovi modelli, oltre che degli strumenti tecnologici, delle potenzialità delle tecnologie, perché riteniamo che siano anche questi aspetti quelli determinanti, ovvero il fatto di avere una visione unica di come far crescere la città, basata sull'approccio d'ecosistema, basata sulla rilevanza del governo dei dati, diciamo, integrato, basata sulle partnership pubblico-private. Quindi nel piano Roma Smart City trovi un po' questi elementi che sono stati innanzitutto dibattuti e discussi tra i vari dipartimenti, con le partecipate, con le associazioni, quindi al fine di convergere verso questa auspicabile visione unitaria. E poi, coerentemente con questi principi, l'idea di mappare le progettualità in essere, quindi cercare poi piano piano di renderle un po' più interoperabili e anche coerenti con quei principi, perché come spesso accade, pur avendo dei contenuti di innovazione, queste progettualità in realtà spesso sono nate in maniera, diciamo, non connessa fra di loro, e quindi con, diciamo, delle potenzialità di impatto in realtà inferiori a quelli che potrebbero generare se, diciamo, interoperabili con le altre progettualità, no?
E che poi è un po' quello che caratterizza l'approccio delle smart city in quei territori dove hanno iniziato questi percorsi prima e dove magari oggi vediamo dei casi più di successo. Quindi questa capacità dei principali stakeholder di fare sì in autonomia le loro strategie di sviluppo, ma che sono convergenti verso un'unica direzione e dove poi c'è un asset sharing, una condivisione del dato e anche dei modelli, diciamo, che fanno un effetto volano sull'impatto, diciamo, del ruolo di ciascuno di essi. Devo dire che voi, quello che normalmente è la debolezza dei processi di trasformazione urbana e territoriale, voi l'avete fatta diventare invece un asset importante. Mi spiego, normalmente gran parte dei processi di innovazione a livello territoriale appunto non raggiungono gli obiettivi auspicati proprio perché poi è difficile, come si dice, fare sistema a livello territoriale, cioè mettere i diversi attori a condividere un progetto, una visione di territorio, una visione di città. E invece voi, quello che normalmente è, diciamo così, una problematica, voi l'avete fatta diventare invece un'opportunità. Siete riusciti a mettere intorno a un tavolo i diversi soggetti, questo è il tema, e Sì, condividere con diciamo, loro un progetto. sì, infatti questo è probabilmente il risultato più importante, intanto di esserci seduti al tavolo e di aver Certo. iniziato a dibattere. Poi, come sai, sono processi che sono un po' iterativi, quindi neanche il contenuto stesso del piano è scolpito nella pietra, quindi la nostra intenzione è anche quella di fare ogni anno una revisione e pian piano un approfondimento e sempre più partecipato nel dettaglio dai vari attori. E poi stiamo facendo per esempio un percorso interno in cui stiamo costituendo una rete dei referenti per la transizione digitale con persone che non appartengono al mio dipartimento ma che sono presso gli altri dipartimenti, ma con il compito di avere degli interlocutori che sanno delle problematiche, che ne so, della manutenzione del verde, della gestione del servizio sociale, ma che hanno il compito e hanno un background, diciamo, informatico, di competenze digitali, per cui sono un po' la nostra lunga mano, diciamo, su quelle aree, affinché effettivamente ci sia una maggiore consapevolezza delle opportunità che queste infrastrutture digitali su cui noi lavoriamo possono generare nella gestione dei servizi che fanno, diciamo, i responsabili delle line, no? Piuttosto che facilitare anche il giusto, diciamo, sviluppo e cooperazione con i progetti che loro sviluppano magari con le loro partecipate, AMA, ATAC, ZETEMA e via dicendo. Ecco, è un percorso che comincia a prendere forma. E vedo anche nel linguaggio fra i colleghi, i direttori, ma anche con alcuni assessori, con anche i funzionari, che insomma sta crescendo questo interesse. Poi, ovviamente, come sappiamo, contribuisce anche il dibattito nazionale, i temi, no? Su digital, il green, come sappiamo, è centrale nel nuovo PNRR. E quindi probabilmente questo è il momento in cui possiamo provare a spingere, insomma, su questo approccio. Questo è quello che voi nel piano chiamate la governance multilivello. Ma nel piano poi parlate anche di partecipazione e di misurazione, altre due dimensioni fondamentali per portare avanti processi che non siano appunto calati dall'alto, ma che il territorio fa propri. Spiegaci, Sì, dai. l'idea della partecipazione è ovviamente essenziale perché abbiamo centrato il piano, diciamo, sul city user. È chiaro che però pur essendo l'amministrazione il gestore di questi servizi ha bisogno di un continuo dialogo con il suo utente per capire se in fondo i bisogni che questo utente percepisce e le priorità che questo utente ha. Quindi l'idea del coinvolgimento in qualche modo magari rappresentativo nella progettazione della visione, ma anche nella progettazione del servizio singolo. Quindi non so, su questo stiamo pensando su vari fronti, c'è il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti che è un luogo in cui noi vogliamo fare incontrare le start-up con le grosse imprese, ma anche col mondo universitario, ma vogliamo portare là dentro i bisogni dell'amministrazione e magari cercare di fare delle challenge e andare a definire le caratteristiche di nuovi servizi innovativi coinvolgendo anche, diciamo, la parte di utenza.
Ma questa parte, diciamo, di partecipazione ricomprende anche l'aspetto della inclusione, no? Quindi l'idea di, non so, attraverso i punti Roma Facile, comunque prestare sempre attenzione che, sebbene da un lato promuoviamo la crescita dei servizi digitali, c'è comunque una fascia che può avere delle difficoltà e quindi va assistita, per essere, diciamo, intermediata, diciamo, nell'uso dei servizi digitali. Oppure abbiamo appena lanciato l'iniziativa delle piazze smart, come l'idea di, come dire, facilitare l'interazione dei quartieri con le iniziative locali, ma anche con dell'informazione dei servizi che nascono più da altre parti della città. Quindi sono tutti, costruzioni di servizi dove vogliamo prestare attenzione al coinvolgimento della persona, perché altrimenti l'investimento digitale non produce il suo impatto. È un po' come quando spesso ci ritroviamo a dire che l'Italia poi in realtà nella presentazione dei servizi online non è così indietro, però se guardiamo il livello di utilizzo invece quello diciamo, ha dei margini di miglioramento. E quindi dobbiamo, per evitare questa problematica, dobbiamo coinvolgere l'utente prima per essere certi che, diciamo, lui ci accompagni passo passo sino al momento dell'utilizzo del servizio stesso, nella modalità come lui probabilmente se lo aspetto è prioritario per lui. No, stavo, mentre parlavi, sto pensando che magari se il PNR avesse fatto proprio questi principi, partecipazione, misurazione e governance, forse avrebbe più speranza, secondo me, in prospettiva, perché forse sono le tre cose che mancano a un progetto che rischia di essere calato dall'alto, no? E senza il coinvolgimento degli attori. Senti, ecco, la Forse sulla misurazione è un altro tema. misurazione, Gianni, esatto, ti volevo dire, me l'avevi chiesto, ma mi sono dimenticato nella Sì, risposta. no, stavo tornando sulla misurazione perché tu sai benissimo che è un altro limite delle politiche pubbliche. Da noi quasi non esiste la disciplina analisi delle politiche pubbliche. Le politiche vengono portate avanti, però poi non vengono molto spesso risultati, scusami, misurati i risultati in termini no, di efficacia, di efficienza, di outcome. Quindi è fondamentale. Voi su che impianto vi state muovendo? Qual è il vostro ragionamento su questo? Ma noi abbiamo tentato questo approccio. Sai, come ti accennavo, che al di là della parte un po' più di visione strategica, il piano Roma Smart City contiene anche una mappatura di 81 progetti per circa 200 milioni di euro, che sono progetti in corso, diciamo, di realizzazione, che si esauriranno nei prossimi 2, massimo 3 anni. E quella, secondo noi, è una bella palestra per cominciare a sedimentare la pratica di questi modelli che dicevamo prima. Su questi progetti, in cooperazione con i gestori dei progetti stessi, molti dei quali non siamo noi come Dipartimento Trasformazione Digitale, ma sono altri dipartimenti piuttosto che altre partecipate, abbiamo cercato di condividere un set di indicatori. Alla fine ne abbiamo tirati fuori oltre 200. La cosa non è di per sé nuova, perché ovviamente il tema degli indicatori, come sappiamo, è ben noto, tant'è vero che noi stessi siamo prima partiti dai classici indicatori, diciamo, di letteratura. Il piccolo passo in più che abbiamo tentato è stato quello di però sederci al tavolo con i colleghi per capire quale validare e quale modificare alla luce del fatto che quegli indicatori lì fossero poi in realtà misurabili dai dati attualmente in loro possesso, dalle previsioni, diciamo, di raccolta del dato. Quindi, dire, facciamo un qualcosa che poi davvero riusciamo però a monitorare, a misurare, altrimenti vabbè, diventa un bel esercizio di pianificazione, ma che poi, a cui poi non segue Certo. diciamo, la pratica. E poi non nego che, oltre a questo aspetto di misurabilità, c'era anche la necessità di fare una condivisione della rappresentatività di quell'indicatore, un po' della strategia che c'era dietro lo sviluppo del progetto, e quindi la condivisione che quell'indicatore fosse rappresentativo dell'impatto che quella unità vuole trasmettere, diciamo, sul territorio. E quindi l'auspicio è che ci sia un sufficiente grado di coinvolgimento da parte del gestore nel raccogliere questo dato e nel renderlo disponibile, perché poi tra l'altro ci siamo anche resi conto che a volte dei dati ce li abbiamo, ma non opportunamente raccolti, non opportunamente valorizzati, non danno una piena evidenza magari dell'attività in corso nella nostra città. Senti,
Abbiamo visto con questa pandemia che il digitale è stato un modo per rispondere alle fragilità delle città. Grazie al digitale abbiamo potuto continuare a lavorare, le città e i comuni hanno potuto continuare a erogare i servizi e quindi tanto più che quelle città, che quei territori che avevano già avviato appunto dei processi di innovazione, innovazione organizzativa, culturale e tecnologico, sono quei territori che meglio hanno reagito. Però questo spostamento inevitabile verso il digitale, questo switch off che tutti ci auguriamo, per cui i servizi vadano da sopra nella loro totalità, evidenziano anche altre vulnerabilità. Cioè, passiamo da una vulnerabilità all'altra. Il ministro Colao ha fatto una dichiarazione molto forte: il 90% dei data center della pubblica amministrazione non sono sicuri, che non è molto pedagogico in termini, diciamo così, in termini paese, dire ai cittadini andate sul digitale, il 90% non sono sicuri. Cioè, devo dire che io come cittadino mi sono sentito anche un po' come minimo perplesso, perché insomma, sappiamo benissimo uno dei temi fondamentali è la fiducia, ma lasciamo stare. E quindi dobbiamo creare e costruire fiducia rispetto a queste tecnologie. Ma il tema è un altro, appunto, nuove vulnerabilità, anche le nuove forme, diciamo così, di discriminazione, no, di disuguaglianza. Come fate come state lavorando a fare in modo che una città, tra l'altro, la città più estesa d'Europa, e quindi con diversità in termini di connettività, ma anche in termini poi di, diciamo così, di alfabetizzazione culturale, anche in termini anagrafici, come fare in modo che questo processo non lasci indietro nessuno? La domanda è. Sì, diciamo, è l'aspetto, secondo me, determinante di tutto, per il successo dell'interazione sulla trasformazione digitale delle nostre organizzazioni qui del paese. Vabbè, cerchiamo di operare su vari fronti, no? Nel senso, come dire, cercando un po' il problema. Quindi c'è un'azione di formazione che stiamo cercando di strutturare attraverso i nostri colleghi della scuola Capitolina, quindi un'azione diciamo di sviluppo della sensibilità su questi temi dei vari livelli dell'amministrazione, dal funzionario anche la parte dirigenziale e che vada oltre la, fra virgolette, tradizionale formazione sull'operatività dell'uso degli strumenti informatici, ma che lavori anche sulla spiegazione di queste nuove logiche, di questi nuovi scenari. E in fondo anche un po' della comprensione, almeno concettuale, di queste nuove tecnologie, perché è evidente che se non sai che cos'è l'intelligenza artificiale, l'IoT, il cloud, non ti viene in mente di, nel rinnovo dei bandi, delle gare, di provare a stimolare il mercato su delle formule di erogazione servizi che facciano uso di queste cose, ovvero nel bando tu devi premiare queste. La presenza di queste opportunità. Quindi bisogna lavorare a volte anche sul livello, diciamo, più alto, no? Che non necessariamente sull'operatività. C'è questa azione che faccio che facciamo anche con i colleghi i CIO, diciamo, delle partecipate, per poi fare in modo che, come dire, i contenuti del digitale, delle varie progettualità o servizi che si stanno un po' rinnovando, siano coerenti fra di loro e quindi non andiamo a fare, non so, uno sviluppo di infrastrutture che non si parlano fra di loro perché poi non ci sono le condizioni per essere più efficaci. Analoga cosa ovviamente sui dati. Tu sai quanto stiamo un po' investendo sulla logica della data driven, siamo all'inizio del nostro processo, però vedo che piano piano riusciamo a ottenere curiosità, attenzione, anche sempre come sempre accade un po' diciamo, di resistenza al cambiamento, però fondamentalmente cresce sempre di più la convinzione che da soli non riusciamo a risolvere i nostri problemi se non ci mettiamo un po' insieme. E poi questo, diciamo, in questo processo quello quanto è accaduto ha reso più evidente l'importanza di alcuni investimenti, per cui investimenti in termini di infrastrutture oggi sono forse più percorribili, troviamo più sensibilità, diciamo, rispetto al passato e quindi l'infrastruttura della rete, diciamo, il consolidamento del data center,
E quello che stiamo cercando di fare, abbiamo proprio ieri fatto una riunione con alcuni comuni dell'area metropolitana, cioè l'idea è di provare a coinvolgere in questi processi anche i piccoli comuni intorno alla città, consapevoli, come abbiamo visto da parte di un'indagine, che c'è l'attenzione, la voglia di fare queste cose nuove, ma spesso c'è il timore di non avere né i soldi né le competenze per farlo. E quindi forse Anche Roma. perché, certo, no, finisci la frase, finisci, finisci. Quindi forse Roma può rappresentare un po' quel, diciamo, sostegno, speriamo pratico, ma anche un po' psicologico nell'intraprendere percorsi insieme, anche perché poi detto francamente, molto spesso i cittadini di queste aree sono anche durante la giornata dei nostri city user, quindi intercettare prima questo mondo costruendo servizi, infrastrutture coerenti con le nostre iniziative ci consente meglio di governare i servizi nella nostra stessa città. Sì, infatti, nel senso che abbiamo visto che il tema del lavoro agile introduce anche delle nuove forme di geografia territoriale. Ma ora i nostri ascoltatori non lo sanno, ma tu stai parlando da Roma, io sto parlando da vicino Roma, che sono i Castelli Romani, e creando delle nuove geografie. Quindi è evidente che anche nell'uso della città, come dici tu, io non vengo più tutti i giorni a Roma, tra l'altro impattando appunto su quello che è la mobilità di una città così complessa, eccetera. Però il progetto di Roma non può, esattamente come di Roma capitale, non può prescindere da tutto quello che c'è intorno a Roma, perché questo significa creare con i comuni lì limitrofi, che poi fanno parte dell'area metropolitana, peraltro, e quindi non è che è un'entità astratta. È un nuovo modo di intendere la città e relazionarsi con la città, e quindi anche di gestire la città, perché è una cosa che ogni giorno centinaia di migliaia di persone si riversano su Roma, come così accadeva. Una cosa invece è creare appunto dei nuovi equilibri, dei nuovi flussi. Questo è fondamentale, e il digitale su questo può fare tantissimo. Quindi quello che sta accadendo a Roma non può prescindere da quello che accadrà ai Castelli Romani. Ai Castelli Romani, domanda, arriverà la fibra? Che è fondamentale, no? Per farti solo un esempio. E Sì, stiamo certo. parlando, tanto per capirci, lo dico a chi non è di questi territori, i Castelli Romani, che sono solo 17 comuni vicino a Roma, rappresentano circa 700.000 abitanti, cioè 17 comuni, una parte vicino a Roma, e cioè gli abitanti del Molise, della Val d'Aosta. Quindi stiamo parlando di territori molto antropizzati. E quindi quello che tu dici è fondamentale, cioè allungare le reti e far sì che i comuni limitrofi abbiano un nuovo rapporto con la città, che non sia solo di consumo, di venire a Roma, ma anche invece di natura diversa. Così come è possibile pensare che alcuni servizi che erano dentro Roma Capitale possano diventare invece servizi per l'area metropolitana. Vai, Raffaele. Sì, volevo aggiungerti che come immagino molte altre organizzazioni, anche noi siamo arrivati in buona parte, se vuoi, impreparati, però sono stato contento che alla fine siamo riusciti anche noi a portare nei momenti di maggiore necessità quasi 5.000 dipendenti, diciamo, in smart working. Però francamente abbiamo dovuto contare anche molto sulla buona volontà e disponibilità del dipendente stesso. Allora abbiamo avviato più di recente una nuova progettualità per strutturare meglio il servizio di smart working, non solo come postazione, come anche diciamo, livello di software necessario per fare in modo, strumenti di collaboration per fare in modo che indipendentemente dal fatto che appunto il collega è a casa in ufficio, in realtà i meeting, le attività, la condivisione dei documenti, i canali di social interni siano gestibili, diciamo, in maniera veramente trasparente. Ecco, stiamo prevedendo quindi di riqualificare delle aree, magari di nostra proprietà, diciamo, nella cintura della città, in modo tale da avere dei luoghi che siano raggiungibili dai dipendenti più facilmente, anziché riattraversare la città, che quindi non sia il lavoro da casa, non sia necessariamente il lavoro nell'attuale ufficio che magari è dall'altra parte della città, ma sia un luogo opportunamente attrezzato con Bello. tutti i livelli di sicurezza e anche attrezzature, dove comunque c'è un elemento di socializzazione, se vuoi, che abbiamo visto quanto sia importante,
ma non rigido, magari con delle prenotazioni, con anche una mobilità a Bellissimo. seconda magari della Quando necessità, ecco. io parlo di lavoro agile, faccio sempre questo esempio, che tra l'altro quando 30 anni fa mi occupavo di telelavoro, era l'esperienza che stavano facendo in Svezia, loro le chiamavano i telecottage, cioè non tenere le persone dentro casa, ma 30 anni fa, non tenere le persone dentro casa, ma creare degli strumenti di co-working condivisi. Questo significa anche un nuovo rapporto con le periferie, un nuovo rapporto Esatto. non solo significa non attraversare la città, che uno, da quando sono bambino dico, ma perché uno che abita qui lavora lì e quello che lavora lì abita qui? Ma perché non si scambiano case? Io pensavo da ragazza, che era sempre una follia. Scherzi a parte, significa rivedere i rapporti con le periferie, rivalutare le periferie, oltre a non ingolfare in una logica il centro. Bello, questo secondo me è veramente la chiave. È veramente la chiave. Piccoli sistemi di co-working, no? Dove tu condividi o con colleghi o con altri, quindi c'è anche l'apertura verso la contaminazione di linguaggi. È anche importante questo, molto bello questo. Sì, questo Senti, secondo me è una delle cose che speriamo di lanciare a breve, insomma. Adesso comunque stiamo facendo la raccolta di tutti i dati, le verifiche, però c'è interesse da parte di tutti. Poi c'è anche ovviamente la necessità di trovare una regolamentazione anche organizzativa, ovviamente, di questo smart working, no? Sperando di non ricadere nei vincoli, diciamo, regolamentari che caratterizzavano questo tema prima della pandemia. lì, cioè, se non portiamo avanti il cambiamento culturale, non se ne esce. Se lì parliamo, l'altro giorno ho intervistato Mariano Corso, appunto, uno dei più grandi esperti di smart working. Se noi pensiamo di regolamentare lo smart working all'interno di quello che in questo momento è la cultura organizzativa, abbiamo perso, lui diceva. È evidente che noi dobbiamo lavorare anche con le competenze per lavorare in una logica di, appunto, ragionamento per obiettivi e per risultati. Senti, andiamo a chiudere parlando di City Club, ma parlando di un tema che hai toccato e che vorrei riprendere, cioè il tema dei dati, e che è uno degli argomenti che porteremo avanti insieme all'interno di questo nostro City Club, appunto con diverse città, tra cui Roma Capitale, che fa parte appunto del club. Il tema dei dati abbiamo scoperto. Non noi siamo dei tecnici, siamo degli esperti della materia, come si dice all'università, ma diciamo così, si è diffusa la cultura comune che appunto la cultura del dato è fondamentale. Quindi la cultura della data-driven decision. Se non conosci i fenomeni non puoi intervenire, non puoi intervenire in diciamo così, in presa diretta come alcune necessità che sono emerse. Alcune città hanno presentato già la loro data room, cioè la logica per cui appunto il dato diventa un bene comune, che all'interno di una città diventa uno strumento appunto di condivisione fra gli attori stessi. Ripeto, è uno dei temi centrali del nostro City Club. Voi su questo come state lavorando? Che opinioni hai appunto della cultura del dato, ma soprattutto che soluzioni ti immagini nei prossimi mesi? Guarda, Roma anche in passato aveva abbastanza investito, come tu sai, anche sulla piattaforma Open Data. Quindi, diciamo, sebbene non siamo i primi, ma comunque abbiamo diversi dataset pubblicati. Però, secondo me, quello è un lato della medaglia, come dire, e quindi negli ultimi mesi abbiamo un po' più investito su quella che poi abbiamo battezzato come Roma Data Platform, che ha questa, secondo me, caratteristica differente. Non è la pubblicazione del dato ai fini della trasparenza, lasciando poi il cittadino o l'impresa libera di farne l'uso che ne vuole, cosa che comunque va sempre garantita, ma quello che a nostro parere mancava è la capacità di andare a costruire degli strumenti che affrontano quelli che sono i problemi del momento, i problemi gestionali, i problemi di pianificazione o erogazione di servizi, e vanno però a illustrare il fenomeno basandosi su dati disponibili e quindi andando a pescare dalle varie fonti di dati disponibili. Quindi, come dire, una raccolta del dato funzionale alla risoluzione di un problema specifico. E con questo approccio che abbiamo costruito le prime dashboard presso l'assessorato sviluppo economico, il problema lì era: vogliamo fare il piano strategico di sviluppo economico urbano?
vogliamo capire la dislocazione delle attività produttive, la tipologia, eccetera. Quindi noi abbiamo cercato le banche dati e costruito delle dashboard che illustravano, diciamo, che davano una risposta a questi specifici problemi. E questa cosa ci sembra che funzioni perché tende a, come dire, attrarre, come dire, anche l'amministratore e a fare delle verifiche rispetto a delle sue intuizioni, delle sue strategie, che però a questo punto sono legate al dato. Quindi poi ovviamente dove magari trovi a volte delle conferme, ma questa volta quindi il dibattito a quel punto è guidato dal dato, non più dal fatto io la penso così, tu la pensi cos'ha, io la penso così, ma il dato dice anche questo. Poi per carità, come sappiamo, c'è anche il livello di interpretazione, però in qualche modo spingiamo, secondo me, il dibattito e il ragionamento sempre più guidato quantomeno dal dato. Ovviamente l'ambizione è che nella seconda fase ci sia anche la costruzione di alcuni servizi tra i vari soggetti che fa riferimento a quei dati lì, dove dati, non so, abbiamo messo insieme i dati nostri del SUAP, piuttosto che della Camera di Commercio, ma anche i dati di alcuni operatori telefonici che ce l'hanno messi a disposizione. E vengono fuori letture di fenomeni che magari prima non ti immaginavi, cioè vado a vedere, non so, se la parte del clima o il particolare presenza di eventi condiziona la presenza delle persone rispetto anche all'apertura, alla tipologia degli esercizi commerciali. Cioè, sono analisi che se tu restassi nel tuo ecosistema non avresti. Invece con questa lettura un po' trasversale riesci secondo me a comprendere molto meglio e sei quindi portato a pianificare diciamo su una base oggettiva. Ma poi viene appunto la tentazione nel momento in cui l'infrastruttura c'è di dire ma perché allora nella gestione del servizio day by day io non faccio uso di questi dati e comincio a lì si sì, farà un uso dell'IoT o delle banche dati esistenti di un altro tipo. E non ultimo sappiamo che costruire queste infrastrutture è veramente il passaggio abilitante a usare l'intelligenza artificiale, perché se tu non hai una strutturazione di un certo tipo, tu gli algoritmi non lo riesci neanche ad applicare, perché se hai, Certo. come oggi ahimè, abbiamo tutti i dati separati nei vari database, tu non ci arrivi neanche a renderli disponibili al tuo algoritmo. Ecco, e adesso stiamo facendo un analogo percorso sull'ambito turismo che inciderà sullo stesso data lake. E anche con i colleghi della mobilità. Quindi abbiamo tre mondi che tradizionalmente non si parlavano, che piano piano vanno a insistere sull'unico data lake, pur costruendosi delle dashboard per quanto riguarda i loro problemi gestionali, ma sono dashboard che possono attingere a dati forniti anche dagli altri comparti. Andiamo a chiudere con, tu parli molto di collaborazione, collaborazione a livello territoriale. Beh, il nostro obiettivo come City Club è proprio questo, collaborare non solo a livello territoriale, ma collaborare tra città, proprio per mettere a fattor comune diverse esperienze. Cosa ti aspetti appunto dal far parte di una rete? So che tu sei tra i fondatori di una rete di città, quindi credo insomma di conoscere la tua risposta, però te lo chiedo lo stesso. Vabbè, sai Gianni che ho accolto con entusiasmo la vostra iniziativa e ho aderito subito perché secondo me in questi percorsi di innovazione è fondamentale non sentirsi soli perché poi in realtà nella nostra cultura della pubblica amministrazione peraltro sbagliare sai che non è sempre considerato così positivo e invece sappiamo che nei percorsi di innovazione c'è cioè, l'errore è abbastanza è almeno statisticamente più elevato che in altri comparti. E quindi riuscire a intraprendere queste sfide con altre città, altri colleghi, innanzitutto secondo me tende ad abbattere, a ridurre, mettiamola così, i margini di errore, perché senti cosa hanno fatto altri, quali difficoltà hanno vissuto. E poi l'auspicio è che in questa community ci sia sì il momento, come dire, di divulgazione, di confronto pubblico, ma ci sia anche dei momenti di confronti fra addetti ai lavori, dove, come dire, è più facile mettere davvero in condivisione lati positivi e lati negativi delle proprie esperienze. E questo credo che sia, un grosso valore. E poi, diciamo, inizia io con l'associazione Smart City Association, ho sempre un po' privilegiato un dialogo a livello internazionale perché credo che su questi trend sia importante anche per il nostro paese tenere vivi questi canali perché
La mia speranza è che in prospettiva li useremo anche per esportare là le nostre esperienze, oggi magari un po' più per ascoltarle. Però è importante ICT Club perché è un'iniziativa sul nostro paese, fra le nostre città, dove quindi si vivono di più gli stessi problemi e anche le stesse opportunità. Quindi, insomma, grazie per l'opportunità e cercheremo di contribuire. Grazie, grazie, grazie anche a te Raffaele Carreri, grazie per questa chiacchierata. Sicuramente appunto avremo occasioni anche col nostro pubblico di affrontare i temi che oggi abbiamo espresso con questa bella intervista. Grazie Raffaele e buon lavoro. Grazie Gianni, arrivederci a tutti.